a tutti e bentornati su Ark Survival Evolved. Come potete notare, finalmente ho spostato Rex, così possiamo fare le intro e le outro in santa pace con un bel panorama davanti e non il suo siderone barra coda barra quel cavolo che è. Ok, in questo episodio, come vi avevo detto da secoli e secoli, faremo, diciamo, altri attrezzi di metallo. In particolare andremo a vedere la balestra. Off camera sono andato a prendere altro metal sulle montagne, tra l'altro ho schiato veramente grosso con Sky, dato che non poteva trasportare tanto peso e aveva poca stamina. Sono dovuto atterrare in un posto pieno di carnivori, mamma mia, ce l'era mancato veramente poco. Per fortuna ce l'abbiamo fatta, Sky è ancora perfettamente in vita e io ho il metal che mi serve, quindi come potete notare ho cucinato ben 96 metal ingot, che sono un bel po'. E senza perdere altro tempo andiamo a vedere cosa serve per fare la balestra. Ci serve allora il metal ingot, ce li abbiamo, ci serve la fibra, che la mettiamo subito, fibra, no non basta, va bene. Poi ci serve wood che basta avanza, quindi ci serve altra fibra che teoricamente abbiamo qua, sì ce ne abbiamo un bel po', quindi perfetto. Mettiamo dentro la fibra, weapons, ranged, ecco qui la balestra. Eccola qua, dovrebbe usare le frecce, giusto? Dovrebbe normalmente usare le frecce, se non sbaglio. Le frecce equipaggia, ah quelle normali, no io voglio che... equipaggi le frecce narcotizzanti, vediamo un po', lo fa? Sì, bene. Ok, nel frattempo mi serve un altro po' di wood, quindi ne perdiamo giusto un po'. E andiamo subito. Perché mi ha rimesso le frecce normali? Strano. Vabbè, andiamo a usarlo con le frecce normali, tanto non cambia niente, dobbiamo solo provarlo. A dire la verità, in questo episodio, più che, diciamo, la balestra, volevo andare a visitare l'isola Paradiso, dato che ora abbiamo i nostri amici volatili, cioè Sky e Olivia, possiamo andare tranquillamente a visitare l'isola Paradiso. Però prima di andarci, proviamo la balestra. Vediamo un po' se c'è qualche dinosauro. Non c'è nessuno, perfetto. Ci sono solo dei brontosauri lì giù, però non so. Beh, intanto proviamo sul dodo. Il dodo è, diciamo, la nostra vittima principale da sempre. Come funziona? Ah, ok, praticamente schiacci e spara. Non devi neanche caricare colpo. Potente, potente, non è male, mi piace, mi piace. Prendiamoci la carne e torniamo subito. Quando avrò trovato qualche altro, diciamo, un dinosauro da buttare giù. Ma sì, dai, facciamo tiro al piattello, tanto c'è giusto a caso un pterodattilo. Vediamo di mirare. Questo si muove, quindi dobbiamo sparargli leggermente più avanti. No, dove sta andando? Uff, colpito. Mamma mia, la precisione di sta balestra fa paura. Dove l'abbiamo colpito? Sulla schiena. In realtà avevo mirato la testa. Ma va bene, tutto a posto. Di solito i trilobite sono resistenti, a sto punto lo proverei anche sul trilobite, dato che, come vi ho detto, al solito sono resistenti. Infatti i trilobite, diciamo, resistono leggermente di più. Ma che freccia sto usando, sto per sapere? Ops, sto usando le frecce narcotizzanti, lol. Gran cagata che ho appena fatto. Però non so perché quando le equipaggiavo su, diciamo... oddio, come si chiama? La balestra me le faceva vedere grigie, o sono io che non ci vedo? Ora sono nere, perché sono le frecce giuste, no? Però se io equipaggiassi le frecce narcotizzanti, più o meno il colore è quello. La differenza non si nota. Questo può essere un gran problema. Vabbè, per ora rimettiamo le frecce normali, quelle che servono per uccidere. Ok. Fatto questo, ora torno a casa, vado a prendere Sky e noi ci rivediamo dopo per andare a visitare l'isola Paradiso. Ok, eccomi qua, sono già sulle spalle di Sky e ora andiamo verso l'isola Paradiso. E inoltre è salito anche di livello, così gli ho aumentato di nuovo il peso trasportabile. Ora può trasportare, speriamo, abbastanza roba.
Sì, perché di solito quando io vado in montagna a prendere il ferro, ne prendo, diciamo, 8 tonnellate. Povero Sky. Eccoci qua, l'isola dei soli erbivori. Lì c'è anche un eritrofo, quindi andiamo là. E dato che ci sono solo erbivori, a quanto ne so e a quanto spero, non dovrebbero esserci troppi problemi. Atterriamo qua. Sky, non andartene dall'altra parte del mondo, per favore. No! Ma dai, c'ero arrivato davanti! Dannazione. Niente da fare, abbiamo perso l'airdrop. Lì giù è pieno di ptero. Sì, ci sono solo erbivori, quindi va bene. Vediamo un po' com'è quest'isola. Come ho già detto, qui è pieno di ptero, c'è la luce del sole che è accecante, ma dettagli. Qui ci sono parasauri, vediamo di là cosa c'è. Vediamo di trovare qualche erbivoro leggermente più raro, tipo l'armadillo che hanno aggiunto da poco, così vediamo di cercare di tamarlo. O qualcos'altro del genere. Qua sotto cosa c'è di bello? Beh, se devo dirla tutta, l'isola paradiso è abbastanza piccola. Eh sì, non è grande come speravo. Veramente minuscola. Qui c'è questa piccola valle, però non c'è nulla di interessante, non credo. Vediamo, parasauri, alberi giganti, trike. Qui cosa c'è? Niente. Diciamo che a quanto pare la visita all'isola del paradiso durerà meno, anzi molto meno del previsto, dato che non c'è praticamente nulla. È un'isola minuscola. Me l'aspettavo leggermente più grande, della verità. Infatti, come potete notare, è veramente minuscolo. Lì ho visto un megalodonte, quindi vediamo se torna qua. Beh, se torna qua, cerco di tamarlo. Oddio, eccolo qua. Lol. Allora, se non ricordo male, la balestra spara anche sott'acqua, quindi vediamo di equipaggiarla con le frecce tranquillanti. Bene. E quindi cerchiamo di tamare questi due megalodonti. Vediamo. Colpito, penso. Colpito. Ci metto un po' ad addormentarsi, eh. Ho colpito l'altro. Ma sono vivi, spero. Non è che sono morti. Le sto sparando colpi per niente, vorrei evitare. Non si addormentano, maledizione. Questo tenta anche di attaccarmi. Dai! Sto sprecando un sacco di frecce. Comunque abbiamo visto che spara anche sott'acqua, quindi molto bene. Credo che l'abbiamo addormentato. Sì, l'abbiamo addormentato. Anche l'altro? Eh sì, ok. Allora, questa è femmina, questo è femmina. Ne sacrifichiamo uno, qual è quello di livello più basso? 13. Sì, tagliamo quello perché questo di livello alto non ce la faremo mai. Vediamo nell'inventario, non è niente, ok? Vediamo di qua. Ucciderla. No, dove è andata? L'ho finita. Ah no, eccola là. Pensavo che fosse volato via il corpo. Dai, prima di annegare vediamo di uscire un attimo dall'acqua. Perfetto. Speriamo che ci dia della Prime Meat, così ci metteremo meno. Dai. Dai. Sì, della Prime Meat, perfetto. Aia, aia, madonna. Maledizione a te. Cavolo. No, non ti mangerai mica la tizia, la voglio io. Mi ha fatto prendere un colpo sto altro megalodonte. L'abbiamo addormentato, lol. Va bene, tamiamo anche lui. O lei. Spero che sia un lui, così abbiamo i megalodonti che si buttano a vicenda. Tanta carne, tanta roba, però non c'è abbastanza Prime Meat. Beh, intanto diamo la carne a lei. Diavolo, sto annegando. E sto finendo anche la stamina, a quanto pare. Recuperare stamina. Secondo me non ce la facciamo tamare quella che abbiamo abbattuto per prima. Intanto a sto punto vediamo di aumentarci la stamina.
livello 46, anzi meglio se guardiamo dopo. Intanto portiamo una Primeape, beh penso questa. E vediamo se l'altro è maschio o femmina. Intanto, cosa diavolo? Cosa? Questa è l'ombra di qualcosa. Vabbè. Intanto tieni la Primeape, carne normale, mangia, mangia, mangia. Come ho messo il timing? Va a rilento. Vediamo se lui. Vediamo se questo è lui o una lei. Vediamo. Cos'è che sta passando? C'è qualcosa qua su. Questa è un'altra lei. Vabbè, niente da fare, uccidiamo. Ossigeno, ossigeno, ossigeno. Riduzione. Il problema di tamare, diciamo, i dinosauri acquatici è praticamente l'ossigeno e la stamina. Sono i due problemi principali. Vediamo se ci dà della Primeape, quindi sì, ti prego, Primeape, perfetto, un'altra, dai, bene, grande così, un'altra, mamma mia, grande, grande. Vediamo se ha qualcosa in inventario o no. Dai, muori, muori. Ah no, è già morto, scusate. Altra Primeape, grande. A quanto pare tameremo questa megalodonte molto molto prima del previsto. Sta finendo che l'ossigeno, devo dargli subito la Primeape prima che marcisca e io me ne devo uscire dall'acqua al più presto. Dai. Una carne, tenti, tenti, scappa, 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 che sennò annego. Ok, devo anche tornare un attimo a riva per recuperare la stamina. E a quanto pare questo episodio, da un episodio di caccia barra esplorazione, è diventato un episodio anche di taming, quindi sì, ci sta, dai. Però credo che sarà molto ma molto difficile dargli un nome. Dare nomi alle creature terrestri, ancora va bene, qualche nome possiamo trovarlo, però una creatura acquatica, non so come chiamarla. Accetto suggerimenti molto volentieri. Beh, forse forse non gli do neanche il nome, così aspetto il nome che mi suggerite voi. Sì, dai. Allora, quindi nei commenti suggeritemi il nome che volete dare a, diciamo, questa megalodonte e nel prossimo episodio vedremo di chiamarla come avrete deciso voi. Voglio vedere se posso sbloccare la sua sella. Allora. Ah, quasi dimenticavo di dirvelo. Io a casa ho fatto anche la sella, diciamo, per l'anchilosauro. Infatti l'ho equipaggiata a ricciolina. E a dire la verità speravo che raccogliesse più bacche. Ma a quanto pare è meglio lo stone, ne raccoglie decisamente di più. La sella per il megalodonte, ecco qua, impariamola subito. Vediamo cosa serve per farla, eh. Allora, ci serve cemento in paste, addirittura. Fibre e così tanta hide. Boia vacca. Ci servono un sacco di materiali. Quindi sì, questo episodio sarà abbastanza interessante. Ok, mega fail che ho appena fatto, non potete immaginare. Io nell'inventario avevo 8 narcotici e sono andato praticamente per niente a raccogliere, diciamo, mille mila bacche. Qui c'erano un bel po' di cespugli e diciamo che li ho tolti tutti per cercare narcoberry, mentre nell'inventario avevo già dei narcotici. Devo assolutamente aumentarmi anche l'ossigeno perché a quanto pare finisce troppo in fretta e presto dovrò andare negli abissi a prendere alcuni materiali tipo i cristalli, le silica pearls, l'olio, eccetera eccetera. Tanto che come potete notare da un attimino, da. Ecco, da qua ho sbloccato il fabricator, i polimeri, gli electronic circuit e poi tra poco anche queste altre cose. E per farli servono, diciamo, gli oggetti che si trovano nelle profondità degli oceani, tipo cristalli, eccetera, eccetera. Eccoci qua e siamo finalmente riusciti a tamare il megalodonte, grande così. Come vi ho già detto, il nome lo lascio scegliere a voi, quindi non gli metto nessun nome per ora. È già su following? Sì, bene. No, non dirmi che sei incastrato, ti prego. No, dai, seriamente. Madonna. Ah, sì.
Perché non mi stava seguendo? Vabbè. Torniamo su Sky, vediamo di farci seguire. Sì. Oh, oh, oh. Perché mi ha buttato giù? Sky, che cavolo stai facendo? Sta seguendo Sky, bene. Andiamo. Ci sta seguendo? Forse non riesce a seguirci perché vogliamo. Questo potrebbe essere un problema. Ok, niente, a sto punto riporto Sky a casa e torno dopo con la sella per riprendermi il megalodonte. Speriamo che Sky ci segua. Maledizione, sarà un video decisamente più lungo del previsto. Dopo i secoli dei secoli, ma veramente secoli dei secoli, perché sono stato in giro a raccogliere tanta di quella pietra che non potete neanche immaginare, finalmente possiamo farci sta maledettissima sella. E se il megalodonte fosse morto, giuro che ammazzo qualcuno. Speriamo che, diciamo, lo pterodattilo possa trasportarlo, perché sennò mi tocca fare il nuoto ed è una cosa abbastanza impossibile. Ok, sì, Sky riesce a trasportare tutto, perfetto. Niente, noi ci rivediamo dopo quando saremo arrivati all'isola Paradiso. Ok, eccomi finalmente qui, per fortuna il megalodonte è ancora vivo. Ora vediamo di equipaggiare la sella. La sella, bene, droppiamo la carne marcia, nella tua vicina ne riprendo. Vediamo se può trasportarci, se ci può trasportare. E Sky per fortuna riesce a seguirci, quindi perfetto. E quindi possiamo portarci a casa anche un bellissimo megalodonte. Mamma mia, potenza. Ok, lasciamola qua. Non è su Fallum? No. Ok, in uno dei prossimi episodi andrò a fargli anche, diciamo, il suo recinto. E niente. Per concludere questo episodio, ora andiamo a vedere cosa serve per craftare la pistola. Vediamo un po', mettiamo un po' Sky, vabbè che mille dinosauri saranno passati di livello, quindi off camera sistemerà un po' di cose. Sky è atterrato, spero. Sì, perché atterra sempre dentro i triceratopi? Va bene. Vediamo un po' cosa serve per craftare la pistola. Giustamente serve lo smithy, me ne dimentico ogni volta. Weapons, firearms, pistola, ci serve altra... 60 metal ingot. Ma non ne sono sicuro, Vediamo cosa serve per fare proiettili. Boia, serve tanta roba, sapete. Non sono sicuro di volerla fare. Poi è solo una pistola. Non lo so. Cosa serve per fare la gunpowder? Serve il charcoal. Il charcoal e lo spark powder. Sì, quello possiamo farlo. La gunpowder si può fare, però beh, 60 metal ingot non ne sono sicuro. Ma sì, facciamolo, qualcosa dovremmo pur fare per fare un bel finale ad effetto, diciamo. Cos'è che ci serve? La spark powder, giusto qua dentro. Vediamo di craftarci un bel po' di gunpowder. Gunpowder, no, è questa. 100 gunpowder. Ma sì, tanto spareremo come se non ci fosse un domani, ci facciamo pure i fuochi d'artificio, dai, ci sta, ci sta. Per fare la pistola non mi ricordo già più cosa serve. Ci serve wood, subito. E hide, quasi subito. Un attimino che prendo l'altro hide. Maledizione, stai laggato del panico. Hide, fibre, vabbè, fibre, danno tutto. Ah, giustamente anche il legno, dammi un po'. Vediamo di metterci dentro la hide. Ok, firearms, craftiamo. Anzi no, aspettate un attimo. E se craftassi, cioè, e se sbloccassi un'arma a, diciamo, a distanza o con una gittata più lunga, tipo il long neck rifle. No dai, facciamo la pistola. Senza pistola non sei nessuno, dai. Craftiamoci la pistola, abbiamo sprecato miliardi di metal ingot, però va bene, morirò felice. Vediamo di aumentare la stamina, come vi stavo dicendo. Vediamo cos'altro possiamo sbloccare, assolutamente nulla, perfetto. Abbiamo la pistola. Beh, con questa mi sento potente, è tipo una revolver, quindi sì, mi sento troppo potente, mamma mia. Qui sta ancora craftando la gunpowder, vediamo di farci subito qualche colpo.
Metal ingot dentro ce n'è, no, sbaglio di schiacciare, weapons, ammo, ok. Con solo metal ingot facciamo, diciamo, due proiettili, così va bene, se no mi preoccupavo. Ok, facciamone 18. Mamma mia, sta revolver, se si può chiamare così perché non è una revolver, è solo, diciamo, ha solo la forma del revolver, è una pistola semplicissima, anche la creata. Però dettagli, caricatore, pallina dentro e vediamo di prenderci il resto della gunpowder e vediamo di metterla qui dentro. Ora sì che possiamo andare a fare tiro al piattello per bene. Pterodattili, sta arrivando il cacciatore. Maledizione, ste porte. Sì, bellissimo cielo stellato da pterodattili, mi dicono. Boom! Madonna. Boom! Grande, l'ho fatta volare ancora più in alto di prima. Lol. Mamma mia quanto mi piace questa arma. Ah, beh, con questa pistola abbiamo vinto tutto, basta. Oddio, c'è un T. No. C'è un T-Rex albino. Quante frecce narcotizzanti abbiamo? 16. Equipaggiamole alla balestra, però non credo di riuscire a fare molto. Devo solo sperare che non se la prenda con me, sennò alla fine. Beh, oddio, forse con la pistola riesco a fare qualcosa? No, non penso. E quindi niente, con questa suspense io direi che possiamo concludere l'episodio. Vi ringrazio tantissimo della visione. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, commentate, condividete il video, mi raccomando rispondete alla domanda che vi ho fatto, ovvero decidete voi un nome da dare al megalodonte. E se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati su nuovi video. E niente, grazie ancora della visione, ciao a tutti!